Dunque, oggi parlando di energia, continuando a parlare di energia, oggi doveva essere la chiusura della fase di consultazione degli Stati membri per quanto riguarda la bozza della Commissione europea che deve decidere fino a che punto il gas e il nucleare possono essere considerate energia green, in modo tale da essere inserite in quella che è la tassonomia, in quella che è la classificazione che Bruxelles, sta mettendo a punto per mobilitare investimenti, privati sulle fonti, sostenibili per l'ambiente necessarie per raggiungere, insomma, l'equilibrio climatico, la neutralità climatica per il 2050. Doveva scadere oggi, ma è stato rinviato di altri 10 giorni. Dal 12 al 21 gennaio, dunque slitta la chiusura della consultazione degli Stati membri. Lo ribadisco per evitare in qualche modo equivoci, perché ci siamo anche imbattuti in diverse fake news sul web in cui si dice che l'Europa ha approvato l'energia nucleare e quindi energia nucleare per tutti, centrali nucleari in tutta Europa, centrali nucleari tipo Chernobyl per tutti. No, diciamo che Bruxelles sta valutando se e a che punto e fino a che punto gas e nucleare possano rientrare nell'energia verde per in qualche modo raggiungere appunto la neutralità climatica. In questo senso è stata redatta una bozza consegnata agli stati membri che devono valutare, devono appunto consultarsi per diciamo dare la propria preferenza oppure no. Perché è stato rinviato dal 12, cioè da oggi fino al 21? Beh, se anche voi a casa vi considerate persone che si riducono all'ultimo momento, sentite questa. Diciamo che Bruxelles, diciamo, la Commissione europea ha fatto pervenire questa bozza agli Stati membri quando poche ore prima della mezzanotte del 31 dicembre, quindi peraltro a chi ha dovuto preparare i documenti e poi schiacciare il tasto invia, magari una mezz'ora prima della mezzanotte, sicuramente a loro non piace questo elemento. E questo per, diciamo, venire incontro all'impegno che Ursula von der Leyen si era preso anche in maniera formale, dicendo vi manderemo questa bozza entro la fine del 2021. Beh, l'hanno presa, diciamo, proprio diciamo, letteralmente. Questo rinvio della deadline del 21 gennaio precede un'altra deadline, che è quella del 26 dicembre, entro il quale la Commissione europea, una volta raccolte le opinioni, insomma, i giudizi degli Stati membri, dovrà ufficializzare la bozza, il documento sull'apertura o meno al nucleare, al gas come energie utili per la transizione, insomma, al 2050 per la neutralità climatica. Documento che poi verrà spedito al Consiglio UE e al Parlamento UE, che avranno poi 4 mesi di tempo per approvarlo o per respingerla senza possibilità di modifica, quindi non ci saranno emendamenti, controemendamenti, eccetera, eccetera. Dunque, insomma, la posta in gioco è abbastanza alta. Il 26 gennaio è l'ultimo giorno entro il quale la Commissione UE deve inviare questo documento a Consiglio e a Parlamento UE. Voi direte, ma se hanno rinviato la deadline della consultazione degli Stati membri dal 12 al 21, non è che rinvieranno anche la deadline del 26 gennaio? La risposta è sì, assolutamente sì, può essere sicuramente. Gli equilibri ci sono e insomma non escludono in qualche modo tensioni. Sappiamo che ci sono diversi fronti, la Francia in primis è per il sì, il nucleare e il gas devono essere considerate energie pulite, energie da utilizzare per arrivare alla neutralità climatica. Ricordiamo che, insomma, la Francia ha 58 centrali nucleari. 58 centrali nucleari, molte delle quali sono di vecchia generazione, il che non vuol dire che sono come la centrale di Chernobyl, vuol dire che sono come le centrali che c'erano in Italia, per intenderci, Caorso, Trino Vercellese, che, insomma, sì, adesso apparirebbero un po' vecchiotti, ma un po' vecchiotte, ma hanno sempre mostrato comunque grande, grande sicurezza. Ricordiamo che la Francia è il primo paese in Europa produttore di energia nucleare, il 37%, e con essa copre il 75% del proprio fabbisogno energetico. Dunque la Francia è assolutamente per il sì e anche per lo studio e per quanto riguarda, diciamo, l'energia nucleare e la centrale di nuova generazione, per
per la quale però richiede un investimento molto forte di 500 miliardi di euro, non mica bruscoline. Se la Francia è il paese più, diciamo, leader del sì, c'è anche il paese leader del no, quanto ha importanza e grandezza, ed è la Germania. La Germania che sta smantellando le proprie centrali nucleari dopo il referendum che ha prevalso per l'abolizione appunto dell'uranio e dell'utilizzo dell'uranio a seguito del disastro di Fukushima, una decisione che era stata presa dalla Germania un po', non dico a cuor leggero, ma forse più di pancia, nel senso che l'incidente a Fukushima è stato causato dal terremoto scatenato a sua volta da uno tsunami, e in Germania gli tsunami, diciamo, non, il paese non è propriamente famoso per l'esistenza e lo sviluppo, insomma, di tsunami. Detto questo, ovviamente la Germania cerca di essere coerente e quindi è per il no al nucleare, anche perché si sta rifornendo, sta sostituendo quello che prima arrivava dalle centrali nucleari adesso con il gas russo, in particolare il gasdotto Nord Stream 1 e Nord Stream 2. C'è da dire che però l'idea è che Francia e Germania non arrivino a uno scontro frontale, anche perché innanzitutto la Francia ha la presidenza UE in questo semestre, e Francia e Germania dovranno discutere anche di altri dossier, in primis il patto di stabilità, su cui sicuramente ci sarà qualche tensione, non per forza tra i due paesi, ma in generale all'interno dei paesi dell'Eurozona. Ricordiamo che Berlino, il governo di Berlino ha i Verdi adesso al governo, e quindi inevitabilmente il no al nucleare c'è, ma per il motivo che vi dicevo, nel senso che servirà diplomazia con la Francia, non è un no categorico, imperativo, diciamo irreversibile come quello ad esempio dell'Austria. L'Austria ha detto: guardate, potete fare quello che volete, noi piuttosto che accettare il nucleare in Europa lo impugneremo davanti alla Corte di Giustizia. Contrario al nucleare, ma in maniera forte anche il Lussemburgo, ma queste due posizioni ovviamente non bastano per abbassare la saracinesca sul nucleare. Consideriamo che altri paesi come Spagna e Portogallo hanno detto non solo no al nucleare, ma sono anche per il no nei confronti del gas. Spagna e Portogallo dicono spingiamoci subito verso una scelta a favore delle energie più rinnovabili, e pazienza se il costo sarà maggiore. A est, dove l'utilizzo del carbone è ancora, diciamo, più sviluppato rispetto all'Occidente, non ci sono preclusioni sul nucleare. Da quelle parti non piacciono i paletti che sono stati deposizionati in termini di riduzione delle emissioni, anzi sperano in un allentamento o addirittura per un liberi tutti, e sappiamo come all'est ultimamente le cose vanno più o meno in questa direzione, vedi Polonia, ma vedi anche Ungheria. Non resta che capire che cosa vuole fare l'Italia. Cosa vuole fare l'Italia? Beh, il governo apertamente non si è ancora espresso, c'è da dire questo. Il sistema energetico si basa sull'importazione del gas, come fa la Germania d'altra parte, e l'Italia ha detto no al nucleare, insomma, dopo il disastro di Chernobyl. Anche qui si può essere d'accordo o meno, insomma, si accetta la decisione, però ricordiamo che quel referendum fu fatto appunto dopo l'incidente di Chernobyl, una centrale nucleare realizzata male, mal costruita, e incidente causato da un errore umano dovuto a leggerezza, dovuto a impreparazione, scarsa preparazione del personale impiegato in quel momento, e anche dall'ambizione di chi aveva interesse a che quell'esperimento relativo alla sicurezza della centrale venisse in qualche modo concluso ed eseguito entro, insomma, in tempi abbastanza stretti. Lo ripetiamo spesso, la serie TV di Chernobyl è molto fedele ai fatti, c'è da dire, fatta molto molto bene. Invitiamo a chi ci segue a guardarla se non l'avesse ancora fatto. C'è da dire che all'Italia, quindi l'Italia da una parte è vicina alla Germania, d'altra parte non ha escluso categoricamente l'idea di perseguire il nucleare di nuova generazione, quello che di fatto non dovrebbe in alcun modo produrre scorie nucleari, insomma scorie radioattive, e questo sarebbe un grande passo avanti. Sono i reattori di quarta generazione. Certo è che, come detto, serve un'enorme quantità di investimento, appunto 500 miliardi di euro, e questo lo mette l'Italia abbastanza vicino anche alla Francia. Poi c'è da dire che all'interno del governo italiano, insomma, quantomeno la politica italiana si divide: PD e Movimento 5 Stelle sono per il no al
nucleare. Lega e il centrodestra sono invece per il sì, ma d'altra parte c'è ad esempio Spadafora, che è il ministro della transizione ecologica, scusate, non Spadafora, Cingolani, chiedo scusa, ministro della transizione ecologica Cingolani, che appunto non è contrario all'uso delle nuove tecnologie al nucleare. Inoltre il ministro del turismo Garavaglia ha detto, scusate, noi l'energia nucleare già la prendiamo, già la compriamo per il 12-13% del fabbisogno energetico. Dire che vogliamo rinunciare forse è quasi assurdo per certi versi. Da questo punto di vista, dunque, l'Italia è più vicino alla Germania che alla Francia, ma ricordiamo nuovamente come il no della Germania non sia un no categorico, anche perché è stato proprio il presidente Scholz e l'SPD, che è il primo partito in Germania, che hanno detto, appena arrivato alla bozza della Commissione UE, cerchiamo di andare oltre le affermazioni di principio e analizziamo bene la situazione. D'altra parte, la ministra tedesca dell'ambiente, che è un verde, ha già dichiarato che, insomma, la posizione della Germania è un no, e darà però comunque delle alternative, quindi sarà un documento argomentato. La Germania si rifornisce di gas che arriva dalla Russia, ma è anche vero, la Germania ha detto, attenzione, dal nostro punto di vista ogni risorsa energetica, ogni approvvigionamento energetico, i progetti di politica energetica devono seguire e rispettare i requisiti europei, e questo vale anche per la Russia. Quindi se la situazione con l'Ucraina dovesse in qualche modo aggravarsi, prenderemo tutti i provvedimenti necessari anche per bloccare il gasdotto, insomma, Nord Stream 2, che sappiamo non ha avuto un avvio, diciamo, pulito e tranquillo, insomma, non tutto è andato per il verso giusto, non è andato tutto liscio, ecco, per certi versi. E il caso energia, comunque sia, ricordiamo che è un problema in Italia perché il gas in Europa costa 87 dollari, come detto 87 euro per megawattora, negli Stati Uniti il gas costa 11 dollari per megawattora. Molte imprese italiane sono in ginocchio per il caro energia, in particolare i settori energivori come la siderurgia, la ceramica, le cartiere, la vetreria e la chimica. In alcuni casi queste imprese, nonostante ci sia richiesta, ci siano degli ordinativi, ci sia lavoro, hanno deciso, queste alcune delle imprese di questi settori, di paralizzare la produzione e di mettere in cassa integrazione i propri lavoratori, ripeto, nonostante il lavoro ci sia, perché dicono, se stiamo fermi siamo a zero, se lavoriamo andiamo in perdita. E allora, in attesa che il governo ci aiuti, il governo negli ultimi 6 mesi, il governo italiano ha messo sul piatto 9,5 miliardi di euro negli ultimi 6 mesi, non basta, ci si aspetta uno scostamento di bilancio, ma Draghi ha detto è presto per parlare di scostamento di bilancio, non abbiamo ancora deciso se è necessario o meno, probabilmente una decisione verrà presa dopo la questione del Quirinale, quindi un po' troppo in là. Di sicuro domani c'è un Consiglio dei Ministri che potrebbe mettere in preventivo a disposizione altri 2 miliardi. Insomma, la coperta rimane comunque corta in virtù dell'aumento del 55% della bolletta elettrica e del 41,8% di quella del gas. Quali possono essere le alternative? Che cosa chiedono le imprese? Che cosa chiede Confindustria? Di fare esattamente quello che l'America ha fatto per abbassare il prezzo del petrolio. Mettiamo, come paesi europei, Italia in primis, in circuito parte delle nostre riserve strategiche di gas, e soprattutto riapriamo i giacimenti di gas in Italia, ma è un procedimento che sicuramente il governo sta tenendo in considerazione, ma che richiederebbe fino a 24 mesi di tempo per essere a regime. Prima vi dicevo del costo del gas per megawattora, in Europa 87 euro, in America 11, per non parlare della Cina, dove l'utilizzo del carbone rende il costo dell'energia ancora più basso. Questo perché ve lo dico? Perché il manifatturiero in Italia si basa soprattutto sull'export, e se l'Italia produce, realizza prodotti destinati all'esportazione che hanno un costo elevato perché le materie prime costano tanto, è ovvio che, diciamo, chi importa la manifattura
è più propenso a comprare prodotti manifatturieri che costano poco e quindi non quelli dell'Italia. Insomma, la ripresa economica dell'Italia è in qualche modo, deve in qualche modo far fronte a questa situazione, e questo è un esempio molto chiaro di come l'energia, il costo dell'energia stia impattando sul diciamo equilibrio e sulla ripartenza economica di un paese tra i più colpiti, lo ricordiamo, dalla pandemia. Questo è il nostro approfondimento per quanto riguarda il nucleare, l'Unione Europea, la decisione insomma per il Green e anche la situazione in Italia per quanto riguarda le imprese che hanno a che fare con la crisi energetica. Noi adesso ci fermiamo, piccolo break pubblicitario, rimanete con noi.